Le crescenti necessità alle quali lo Stato romano dovette far fronte nei primi secoli della sua storia indussero ad alleggerire i compiti dei consoli, cui vennero affiancati altri magistrati, i questori, gli edili, i pretori, i censori e poi anche i tribuni della plebe. Partiamo dai questori. Il questore è una carica che fu istituita agli inizi della Repubblica con il compito di coordinare i consoli nella sfera finanziaria. Inizialmente erano due, più tardi arrivarono fino a 60. Essi amministravano il denaro pubblico, cioè le entrate, le tasse e le uscite. Gli edili erano magistrati che controllavano i mercati, le forniture alimentari della città, i luoghi pubblici, strade ed edifici, gli spettacoli, i giochi teatrali, l'ordine pubblico. Essi erano il numero di quattro. I pretori amministravano la giustizia civile, quella cioè che riguarda il diritto civile, l'insieme delle norme che regolano i rapporti sociali tra privati, ad esempio la famiglia e la proprietà. Ma in casi particolari avevano anche il potere di guidare l'esercito. Erano due e restavano in carica un anno, come gli edili e come i questori. A quelle descritte finora si affiancarono due altre magistrature che rappresentavano dei poteri speciali, la censura e la dittatura. Eletti il numero di due, i censori restavano in carica 18 mesi e sostituivano i consoli nell'attività censoria, cioè essi compilavano ogni 5 anni la lista dei cittadini in base al censo. Ogni 5 anni avevano cioè il compito di aggiornare le liste dei cittadini collocandole nelle rispettive classi di censo. Perché? Questo serviva infatti per dividere la popolazione nelle centurie, dalle quali dipendeva l'arruolamento dell'esercito, e la collocazione nella centuria dipendeva dal censo, cioè dal reddito. In seguito, i censori ebbero anche il compito di redigere le liste dei senatori, cioè di nominare nuovi senatori per sostituire quelli deceduti nel frattempo. Avevano anche il compito di rivederle, con la facoltà sia di ammettere in Senato nuovi membri, sia di espellere quanti erano ritenuti indegni di farne parte. Da questo punto di vista il potere dei censori era enorme e delicato, perché di fatto i censori determinavano la composizione della classe dirigente romana, del Senato. Essi dunque avevano un'importante funzione di sorvegliare il comportamento dei cittadini, di vegliare sulla corretta condotta morale della classe politica. In casi eccezionali di emergenza, spesso in concomitanza con lo stato di guerra, i supremi poteri dello Stato, cioè l'equivalente del consolato, potevano essere affidati a un dittatore, cioè ad una carica singola non elettiva. Nel periodo della dittatura le magistrature ordinarie erano sospese. A causa dei suoi poteri straordinari, il dittatore non poteva rimanere in carica per più di 6 mesi. In realtà, terminata l'emergenza, tutti si aspettavano che rinunciasse spontaneamente all'incarico, riponendolo nelle mani dei magistrati ordinari.